La mattina abbiamo discusso di tantissime cose, dei consumi, abbiamo sentito di come i profumi possono cambiare il nostro modo di, di acquistare le cose o di percepire il luogo dove lavoriamo, la scatola che riceviamo, di big data. E adesso invece invito a Giovanna Maveglia, segretario generale di Confcommercio Lombardia, sul palco, benvenuta. E poi dovrebbe essere collegata con noi Cristina Scocchia, amministratore delegato di Chico. In, in remoto e benvenuta anche a lei. E abbiamo tenuto per ultimo come argomento, ma non perché lo consideriamo meno importante degli altri, perché invece è emerso che questo è centrale. Il tema delle nuove competenze per nuove organizzazioni. Abbiamo sentito parlare eh, tanto di cambiamento, di imprese che in questi anni, ma soprattutto in quest'anno, si sono profondamente trasformate. Abbiamo sentito parlare di grandi imprese, di piccole e medie imprese. Eh, I negozi, ad esempio, sono una piccola impresa eh, che però eh, è un pezzo del tessuto sociale fondamentale eh, che per fortuna negli ultimi anni eh, è stato rivalutato. Quest'anno è stato un anno complicatissimo, un anno nel quale eh, i negozi sono stati in prima linea perché hanno vissuto l'intermittenza del rischio enorme che, che l'umanità ha visto, però hanno dovuto resistere, qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno ha cambiato il modo di, eh, di avere eh, la sua relazione con i clienti e quindi eh, sono molto poi curioso di... di, di mh, lei intanto si prepari, volevo capire la rappresentanza, però eh, chiedo prima a, alla dottoressa Scocchia, eh, lei mh, ha... Le organizzazioni devono anticipare i cambiamenti se non vogliono restare travolte, mi pare di capire. Per esempio, nel caso dei negozi, voi nella implementazione del piano industriale eh, alcuni li avete chiusi, ma questo non significa ridurre l'attività, significa cambiare. È così? Assolutamente sì, bisogna anticipare il cambiamento, è l'unico modo per poterlo guidare invece che subire. Devo dire che noi abbiamo avuto una fortuna. Abbiamo avuto la fortuna di um, portare avanti un percorso di cambiamento, di trasformazione aziendale ben prima che arrivasse la pandemia. Io sono arrivata in Chico nel luglio del 2017, ho costruito una squadra nuova con talenti cresciuti in azienda, ma anche con talenti che arrivavano da realtà completamente diverse, più internazionali, e insieme abbiamo costruito un team. Diverso, compatto, coeso, che ha portato avanti nel 2018 e nel 19 un percorso di trasformazione profondo, volto proprio ad aumentare l'efficacia strategica, operativa e finanziaria dell'azienda. E devo dire che non solo questo percorso ci ha permesso di raddoppiare in due anni, dal 2017 al 19, il nostro profitto, il famoso EBITDA, ma soprattutto ci ha permesso di gettare quelle basi strategiche che poi, come diceva lei, si sono rivelate fondamentali per essere più resilienti durante la pandemia. Perché? Perché noi abbiamo deciso di investire innanzitutto in prodotto, abbiamo investito in nuovi prodotti che fossero più in linea con il consumatore, perché abbiamo messo il consumatore al centro delle nostre scelte, come avete detto più volte durante la mattinata. Non solo, abbiamo investito in trasformazione digitale e abbiamo investito in e-commerce. Investire in e-commerce ha voluto dire anche chiudere dei negozi. Abbiamo chiuso il 15% dei nostri negozi, ma in questo modo abbiamo liberato delle risorse da poter poi reinvestire nel canale online. E online siamo cresciuti non solo con il canale diretto, ma anche con il canale indiretto. Le faccio un esempio. La Cina è un mercato importantissimo. <coughs> Il 40% del mercato in Cina è attraverso l'e-commerce, quindi arrivare in Cina, lanciare su Tmall, lanciare sui principali marketplace è stato per noi una sfida molto importante, ma siamo riusciti appunto a portare avanti con successo. E ultimo ma non ultimo abbiamo deciso di investire in crescita internazionale, perché se tu vuoi diventare un'azienda un forte, un'azienda grande, devi uscire dai confini dell'Europa. Noi abbiamo deciso di investire molto in Medio Oriente e in Asia, abbiamo aperto nuovi mercati e di nuovo nonostante il 2020 sia stato molto difficile perché come anticipava lei abbiamo dovuto chiudere il 99% dei nostri negozi per oltre due mesi nella prima ondata quasi la metà nella seconda ondata, ma nonostante questo siamo riusciti a essere sufficientemente resilienti proprio grazie all'espansione internazionale e grazie all'e-commerce. E voglio concludere sottolineando come, nonostante tutto, l'anno scorso noi siamo entrati in Grecia, nei Balcani e in Arabia Saudita, che è un mercato molto grande per la cosmetica, abbiamo aperto una quarantina di nuovi negozi e creato circa 300 posti di lavoro. È ovvio. Sono numeri piccoli, però sono un segnale di ottimismo, di positività, anche perché 50 assunzioni le abbiamo fatte proprio a Bergamo. E Bergamo sappiamo tutti che l'anno scorso era una delle città più colpite dalla pandemia. Grazie, e poi ho la sensazione, ne parleremo dopo, della... che centrale sarà il punto delle... affrontare con grande serietà e anche rigore il tema delle competenze che servono. Queste sono settimane nelle quali. Uh, si parla del tema della proroga del blocco di licenziamenti, è un tema centrale per la tenuta sociale e per la coesione, ma in parallelo è necessario discutere anche di questo. Adesso vengo da lei, dottoressa Maveglia Allora, primo, se ho capito bene, gli iscritti sono cresciuti e, e arrivo al, al punto, la rappresentanza in questi anni è stata considerata una cosa quasi inutile, lo dico in maniera molto se non dannosa a livello generale. Ho la sensazione invece che soprattutto per chi è rappresentativo di realtà piccole e medie, avere un tessuto, anche per immaginare quali sono le pratiche migliori, quali sono i servizi che si possono accentrare, sta diventando centrale. Così? È esattamente così, grazie dottor Saldutti e grazie soprattutto per questa bella eh, mattinata che davvero ci dà l'occasione di approfondire questi temi così importanti per il mondo del commercio e anche per il mondo del turismo, perché poi alla fine è vendita, è vendita di esperienza, di, di eh, l'accommodation eh, Confcommercio e le associazioni di rappresentanza, appunto, come lei ha detto, sono state un po' anche disintermediate, la politica ha cercato di entrare in gamba tesa nel rapporto. Diretto, ma poi eh, le imprese si ritrovano eh, nel, diciamo, nel dovere interpretare provvedimenti, decreti legge, conferenze stampa di primi ministri eh, e situazioni nella quale davvero eh, l'emergenza ha gettato in uno sconforto, eh, sconforto tale che l'unico aggancio sono diventate le associazioni di rappresentanza che riuscivano a dare soprattutto alla micro e piccola impresa. Il, diciamo, eh, la scelta giusta per superare un momento che è stato davvero un momento drammatico. drammatico. commercio ha iniziato non da adesso, ovviamente, a ehm, diciamo, accelerare i suoi processi di eh, formazione, di innovazione, di eh, trasformazione, non soltanto digitale, ma anche sui temi della sostenibilità, intesa nel senso più, ambito, eh, più ampio, non soltanto nel green. Eh, sul nostro sito trovate le bussole, anzi invito a eh, approfondire appunto questo percorso che è stato fatto a ConfCommercio con le bussole, eh, le bussole nell'era del retail, sono iniziate nel 2015 e sono appunto un accompagnamento alla trasformazione, poi ora che siamo con un governo che ha ben due ministeri sulla trasformazione digitale e sostenibilità per noi diventa ancora più importante perché siamo cresciuti, perché nel momento più drammatico, quando praticamente l'80% del nostro mondo del commercio era chiuso, nel senso ricordate eh, il periodo in cui c'erano aperti praticamente soltanto alimentare e pochi codici a teco, la difficoltà e diciamo, il, ehm, lo sconcerto nel eh, dover stare chiusi dietro un computer e, e non poter operare ha reso però molto più ehm, agile diciamo, quella capacità anche delle dell'organizzazione di dare suggerimenti, di dare spinta e dare appunto, avvio a nuovi processi all'interno anche delle microimprese e così elementi che sembravano teorici appunto della trasformazione digitale per cui devo fare l'e-commerce, l'accompagnamento, la formazione è diventato un bisogno. E da qui appunto iniziative anche, anche belle, concrete, che sono nate. Eh, ne, ne, rivedevo stamattina appunto un'iniziativa eh, fatta da, una, da, da così, dei commercianti di, eh, di Varese che eh, nel settore del, dell'abbigliamento per bambino hanno praticamente eh, analizzato tutti i dati della loro clientela per cui facendosi una sorta di CRM eh, se volete un po' artigiano ma comunque andando ad analizzare tutta la crescita dei, clienti, dei figli dei clienti, per cui eh, clienti che avevano eh, maternità, che avevano bambini che cambiavano taglia e riuscivano nel periodo di lockdown a consegnare in alcuni orari alla loro clientela andare in negozio, preparare gli ordini, mandare Whatsapp ehm, eh, sul sito e-commerce, eh, cercare di fare delle promozioni per alcune fasce di età e per cui riuscire diciamo a compensare la chiusura dell'attività, ehm, tenete conto appunto che noi abbiamo avuto tre lockdown duri, abbiamo avuto dall'inizio dell'anno eh, più giornate di chiusura fino ad aprile che di apertura eravamo più rossi e, e gialli, eh, rossi e arancioni in, in Lombardia eh, rispetto a tutto il resto d'Italia, per cui questo è stato un passaggio veramente eh, complesso per le nostre imprese e anche eh, il fabbisogno finanziario è stato compensato diciamo, da quell'accompagnamento che ha fatto l'associazione nell'indirizzare verso la forma migliore per indebitarsi, perché anche questo è un altro tema, cioè aiutare le imprese ad affrontare anche meccanismi di sostegno finanziario senza saltare, cioè, le, le, tante imprese sono state veramente sul, diciamo, sul limite e la liquidità, quale tipo di liquidità per cui l'assessment finanziario, che tipo di eh, agevolazione mh, eh, ricercare, dove cercarlo in tutto quel panorama confuso di ministeri, regioni, camere di commercio dove appunto serviva un ancora di salvataggio da questo punto di vista, le organizzazioni imprenditoriali Tutte, oggi rappresento, io sono qui a rappresentare Confcommercio, ma tutte le associazioni hanno dato questa importante diciamo, eh, ancora davvero di, di, di salvataggio. Quindi, da un certo punto di vista, il tessuto, si parla tanto di coesione, dall'altro, la capacità. Di chi aveva un negozio, ha un negozio, di immaginare cose che forse un anno fa non avrebbe mai immaginato di dover realizzare. Forse questo, la trasformazione forzata, la digital, io la chiamo la digitalizzazione forzata, quella legata a quest'anno maledetto. Eh, forse ha fatto scoprire nuovi modi per non solo per resistere, ma per per anche poter, poter crescere. Esattamente così. E mi piace raccontare un'altra cosa che sarebbe bello raccordare anche, magari, con, con la dottoressa Scocchia, perché entriamo nel mondo un po' del fashion. Eh, un'altra delle nostre aziende associate che eh, proponeva su Instagram il negozio fisico, classico, tradizionale, boutique, negozio fisico, eh, e mh, pubblicizzava soltanto su Instagram, ha deciso di avviare un, un e-commerce. Attraverso Instagram, con eh, praticamente quando i negozi erano chiusi perché non potevano stare aperte, le commesse indossavano eh, le, le, diciamo, i, i vestiti e l'abbigliamento che avevano in vendita nel negozio. Ma che non era frequentabile perché eravamo in pieno lockdown, le commesse indossavano. Ci sono dei filmati che potete trovare appunto su questo, su questo negozio molto carino che, che, che eh, tra l'altro ha come simbolo la Barbie e poi vi dirò perché. Per cui commesse indossavano, eh, davano consigli attraverso video alla combinazione anche di eh, accessori, di modalità anche di eh, maquillage, di, di insomma, modalità anche di... Video. Insomma, questo abbigliamento e, e hanno aumentato del 50% le loro vendite rispetto al tradizionale 2019. Per cui anche queste sono modalità diciamo per reinventarsi e in più per anche attirare diciamo, la clientela ehm, dei figli, dei bambini, eccetera, hanno realizzato gli stessi abiti che realizzavano per le mamme eh, con vestitini per le Barbie, per cui venivano inviati a casa il, il vestito diciamo, per la mamma e quello per giocare anche per i bambini eh, con la Barbie vestita appunto, con gli stessi vestiti della mamma. Questa è una creatività che diventa diciamo, anche personalizzazione da questo punto di vista... La forza del commercio è esattamente questo, no? cioè la, ehm, eh, la differenza rispetto a una piattaforma è quella di poter giocare sulla personalizzazione del servizio, sulla, ehm, sul tailor made davvero della, del prodotto, per cui la, la competenza nel riconoscere, prodotto, nel riconoscere anche le materie, eh, che tipo di, di prodotto serve per quel consumatore, l'accompagnamento e anche poi il post vendita che diventa un altro aspetto importante. Grazie, dunque l'empatia e i dati, empatia e big data, le due cose combinate insieme come l'età dei figli dei, dei clienti e quindi dunque l'opportunità di servire i clienti in funzione della crescita dei loro figli. Ecco, dottoressa Scocchi, a proposito dei dati, eh, lei mh, una volta ha detto, dice a un certo momento, noi, eh, il gruppo era presente in 27 paesi avevamo molti dati ma poche informazioni, cioè è necessario trasformare questi numeri, questi miliardi di numeri, in elementi che consentano poi all'impresa di decidere le strategie, questo da un punto di vista. Dall'altro punto di vista, il tema delle competenze, perché per analizzare questi dati forse servono persone eh, o persone che si riqualificano o persone diverse. Ecco, questo è un tema a cui lei tiene molto in realtà, perché giustissimo, perché quella è un'emergenza che il governo deve affrontare, quindi il rischio dei licenziamenti e quindi come fare a ad arginare questo rischio, ma d'altro canto bisogna ragionare su quali sono le competenze su cui puntare. Altrimenti viviamo l'enorme paradosso dei posti di lavoro che si perdono, e d'altro canto le competenze che non si trovano, i 130.000 posti che non si trovano. Prego. Assolutamente sì, io credo che eh, è ovvio, negli ultimi sei mesi molta attenzione, molte energie sono state spese sul nodo del blocco e dello sblocco dei licenziamenti non era certamente una discussione velleitaria, ci mancherebbe la vita di centinaia di migliaia di lavoratori, quindi delle loro famiglie, delle imprese, erano coinvolte e sono coinvolte da questa decisione, però in parallelo è urgente occuparsi di ristrutturare il mondo del lavoro. Perché noi abbiamo bisogno di interventi a monte e a valle. A monte noi dobbiamo smettere di sfornare i giovani che purtroppo sono in larga parte destinati a essere disoccupati. Io non voglio essere polemica, però purtroppo è così. Se io guardo e Chico è un po' un osservatorio, siamo presenti in 27 paesi, quindi è più facile paragonare quello che succede in un mercato del lavoro piuttosto che in un altro. Ecco, se io guardo i nostri ragazzi sono molto bravi, sono molto preparati, ma spesso non hanno le competenze digitali, ad esempio, necessarie per trovare lavoro e per trovarlo nel lungo periodo con soddisfazione dell'azienda e del giovane. Quindi bisogna partire a monte andando a cambiare la nostra istruzione. Anche perché dobbiamo essere sinceri con noi stessi, il livello medio dell'istruzione in Italia è basso: noi abbiamo solo il 62% di diplomati, l'Europa il 16% in più in media, abbiamo solo il 28% di laureati, di nuovo 14 punti sotto l'Europa, abbiamo tantissimi giovani, oltre il 13%, che lasciano la scuola e la formazione prima del tempo, e addirittura un italiano su due, il 47%, è analfabeta funzionale. Con questi dati noi non riusciremo a risolvere in maniera strutturale il problema di creare nuovi posti di lavoro. Dobbiamo con urgenza migliorare le competenze e la formazione di questi giovani. Lo dobbiamo a loro, per il loro bene, ma lo dobbiamo al sistema paese. Se vogliamo crescere a livello civile, culturale, economico in Italia, bisogna cambiare la scuola, bisogna aggiungere nuove materie, cambiare le metodologie di insegnamento, dobbiamo formare gli insegnanti perché spesso loro stessi non hanno le competenze che dovrebbero insegnare. E poi dovremmo investire di più negli istituti tecnici superiori. Di nuovo, Germania, Francia investono il 30% più di noi, lo si vede, quando vado a cercare qualcuno in grado di operare in questo mondo dell'industria o della distribuzione 4.0 è più facile trovare queste competenze all'estero rispetto all'Italia e questo è sbagliato. E quindi più investimenti in questi istituti tecnici e soprattutto un'accelerazione anche sul sistema duale. Il sistema duale ha permesso alla Germania di qualificare in maniera appropriata tantissimi giovani. Noi comunque siamo ancora molto indietro, ne parliamo, ma non stiamo accelerando purtroppo ancora su queste tematiche. E io credo che invece questo sia il momento in cui dobbiamo farlo. Oltre a lavorare a monte, dobbiamo poi lavorare a valle. La formazione va data ai ragazzi che per la prima volta si avvicinano al mondo del lavoro, ma va data anche a quelle persone che purtroppo dal mondo del lavoro sono uscite. Ora è giusto sussidiare al momento dell'emergenza, ma adesso l'emergenza, la fase acuta è passata, adesso noi dobbiamo lavorare sulla riqualificazione professionale, sul reskilling delle persone, noi dobbiamo riformare gli ammortizzatori sociali in modo da passare dall'assistenzialismo alla creazione di competenze nuove, competenze che siano adeguate a quello che le imprese cercano nel breve, nel medio e nel lungo termine. Però di nuovo se noi mettiamo insieme quello che l'Italia investiva prima della pandemia in formazione per giovani e meno giovani, per occupati e per disoccupati, arrivavamo a malapena 2 miliardi. Di nuovo le solite note, Francia e Germania, investivano tre volte di più, quasi 6 miliardi. Questo allora ci dice che non solo il gap lo crea in partenza a monte la scuola, ma poi non fa altro che peggiorare, perché non siamo in grado di dare un'offerta formativa di riqualificazione e di reskilling appropriato. Quindi, questo, secondo me, è il momento di lavorare su questa formazione, è il momento poi di accelerare sulle politiche attive del lavoro. Bisogna rifondare l'AMPAL, ma partendo da cose molto mi consenta, banali, come un sito che incroci la domanda con l'offerta. Di nuovo, se sì, io ho bisogno di un operaio specializzato, in Francia ho un sito unico, vado e vedo tutte le domande e tutte le offerte di lavoro, in Italia no. Ci sono, ognuno, ogni regione ne ha uno, pubblico verso privato. No, ci vuole un sito unico che incroci domanda di lavoro e offerta di lavoro. Ci vogliono centri per l'occupazione che siano più qualificati, con più personale, meglio addestrato, con più dotazione tecnologica e digitale. E poi dobbiamo superare le polarizzazioni. Dobbiamo innanzitutto superare il conflitto di competenze tra Stato e Regione, perché questa è una problematica così ampia che tutti devono collaborare, al di là delle competenze specifiche. E poi bisogna smettere di polemizzare anche tra pubblico e privato. La sfida della formazione è così grande, così ampia, così urgente che non possiamo escludere il privato, anzi il privato va incentivato. Poi certo va remunerato in base al lavoro che svolge, ai risultati che porta, ma pubblico e privato insieme devono al più presto aiutare i giovani e i meno giovani ad avere una occupabilità più grande, altrimenti non si va da nessuna parte. In questo mondo post-pandemico le urgenze sono veramente queste. Grazie, da questo punto di vista una struttura come l'RCS Academy va in questa direzione, l'idea di avvicinare le imprese e i ragazzi e trovare metodi formativi, un sistema formativo che deve essere compiuto, vado all'università, gli ITS, e probabilmente qualcuno ne inventerà ancora un altro che possa essere ancora più efficace. Ecco, dottoressa Maveglia, lei ha raccontato di... Imprese che si sono adattate e hanno cambiato il modo di avere eh, relazione con i propri clienti, eh, che dunque hanno resistito. Ecco, ma da questo punto di vista, il tema della formazione, delle competenze, eh, come lo state affrontando? Tema fondamentale perché il... bisogna sfatare un mito: cioè internet ehm, e diciamo il Google, eh, Google eh, non mi risolve tutti i problemi, cioè il concetto è questo, molto spesso ora i giovani hanno questa tendenza di fare da sé andando a ricercare le modalità per eh, diventare imprenditori, per eh, cercare magari di affrontare eh, nuovi mercati, per internazionalizzarsi. Allora il concetto è questo. Eh, L'impresa in questo momento ha bisogno di riposizionarsi anche in un momento in cui non è facilissimo capire quello che accadrà eh, nelle città. Abbiamo sentito appunto cosa, cosa sta facendo Chico anche rispetto a alcune chiusure, a uno spostamento probabilmente più su mercati eh, più maturi, su eh, realtà anche magari eh, di online e di conseguenza anche eh, città probabilmente che si impoveriscono. Allora, il modo per diventare negozio fisico e essere multicanale, non me lo devo inventare, devo riuscire a fare un percorso di analisi di bacino competitivo, eh, di eh, capacità anche finanziaria come l'affronto nel medio e lungo termine, eh, come faccio le, le assunzioni, come, appunto, i collaboratori come li trovo. Esistono, ha ragione la dottoressa quando dice che dobbiamo mettere insieme tutti gli strumenti, Garanzia Giovani per esempio è stata una grande operazione. Che è morta sotto il peso della burocrazia e da questo punto di vista, appunto, il tema di avere tante risorse. Le risorse a volte ci sono, il problema è usarle in maniera semplice ed efficace. Si sta parlando tanto di PNRR, inizia un nuovo settennato, tra l'altro, di risorse europee che vanno eh, sulla formazione, sugli FSE e sui fondi strutturali. Regione Lombardia avrà. Eh, quasi il doppio delle risorse, grazie tra l'altro a un combinato disposto di buon utilizzo delle risorse che sono state fatte nel, nello scorso settennato, La Regione Lombardia passerà da 2 miliardi, cioè 1 miliardo sull'FSE e un miliardo sul, sul FESR, passerà a 2 miliardi sui fondi strutturali per gli investimenti, che significa appunto innovazione digitale, sostenibilità, internazionalizzazione. E poi 1 eh, miliardo, miliardo e 517 mila euro su parte formazione. Ora, il problema non è appunto le, le risorse, ma è fare in modo di collegare i bisogni dell'impresa con eh, l'uscita eh, dalla, dalla formazione dei ragazzi, dalle, mh, dalle scuole medie e qui noi abbiamo anche un, un percorso che facciamo con, mh, con una nostra scuola, che è una scuola tra l'altro di rilevanza lombarda che è forma terziario, trovate anche sul sito CAPAC, forma terziario sono, è la nostra scuola di formazione, ci sono le Confcommercio Academy anche sui vari territori della Lombardia come nel resto d'Italia, cosa si fa? Si collega il bisogno dell'impresa con appunto, la formazione spesso professionale e quando questo avviene l'occupazione è al 100%, ma questo ve lo posso assicurare, noi abbiamo una scuola in Viale Murillo, appunto la, la, il CAPAC, questa fondazione che forma eh, orologiai che trovano posto prima di finire i due anni di formazione, per cui questo è un po' il concetto, riuscire a... Collegare veramente questa cerniera molto forte tra impresa, eh, bisogni dell'impresa e uscita dal mondo della scuola. Grazie, e, mm, mi pare questo il modo eh, migliore, questo ultimo slot per concludere questa giornata, perché discutere di formazione è l'unica leva attraverso la quale la crescita potrà esserci e come diceva la dottoressa Scocchia forse dei confini tra pubblico e privato vanno superati, bisogna affrontare un dialogo in maniera molto molto laica in modo da poter ottenere dei risultati. Io vi ringrazio, ringrazio Cristina Scocchia, ringrazio Giovanna Maveglia, vi auguro buon lavoro e grazie per tutti gli spunti che ci avete a voi. offerto. E io... Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Io ringrazio chi, ci... chi è stato con noi tutta la mattinata. Anche quelli che magari hanno ascoltato un pezzo e poi così avranno la possibilità di rivederlo. E quindi ringrazio l'RCS Academy per aver organizzato questa... questa giornata nella quale si è affrontato il tema centrale della ripresa. È vero che ci sono gli investimenti, è vero che gli investimenti aiuteranno lo sviluppo ed è vero che tutti i progetti messi in campo dal PNRR aiuteranno la crescita, ma i consumi sono una leva troppo importante per non considerarla. Grazie a tutti.